Ciao ragazzi, torniamo a parlare di pini, soprattutto pini silvestre, ma anche di pino nero. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda, scusate, la coltivazione, l'annaffiatura, anche come creare degli aghi piccolini così, che la gente c'ha questa fissa adesso di creare l'ago sempre più piccolo, piccolo. Cerchiamo di... intanto di non ammazzare la pianta prima di pensare a tutte queste cose che poi vengono dopo, no? Perché come sempre, prima si pensa al mantenimento, alla salute della pianta e poi al bonsai. Perché mi sembra logico, no? Prima si mangia, si beve, si prende la luce e poi dopo si pensa, se tutto va bene, a fare l'ago piccolino così. Partiamo dalle annaffiature. C'è questo luogo comune. C'è tanta gente che scrive linee guida, PDF, libri, enciclopedie, no? Dove leggiamo che il pino, essendo una pianta che vive in substrati molto rocciosi, aridi, debba bere poco. Io conosco gente che ha fatto fuori maree di pini con l'idea di dare l'acqua una volta ogni 2 settimane, no? Ma è un pino. Il pino non beve. Allora, state 2 settimane sotto il sole, voi, e tutto il giorno, bevete un bicchiere ogni 2 settimane. Penso che alla terza volta che andate in pronto soccorso, forse riuscite a capire che non è proprio così. Cerchiamo di fare la differenza fra adattamento, quindi vita in natura di una pianta, condizioni ideali per avere una pianta che sta bene, che può ricevere anche delle lavorazioni, quindi diventare un bonsai. Sicuramente è vero, i pini in natura abitano, vivono in condizioni precarie a volte, quindi terreni aridi, quindi hanno sviluppato anche una capacità di resistere a condizioni sfavorevoli, no? Quindi hanno creato questi aghi, piuttosto che le foglie che gli consentono magari di trattenere più umidità all'interno, quello che è, no? E quindi riescono a vivere in condizioni magari di difficoltà. Ovviamente in natura non ci sono persone che vanno ad annaffiare le piante, non ci sono persone che vanno a concimare, quindi ovviamente in natura ogni tanto qualche pino secca, e non è la natura in sé, no? È semplicemente che non ce l'ha fatta la pianta, no? Questo non deve succedere quando coltiviamo bonsai, perché no? Perché se no facciamo bonsec, ok? Quindi io ho il mio pino silvestre qui, sta da Dio, lo annaffio tutti i giorni, ok? Tutti i giorni, tutti, perché è luglio, perché la pianta ha sete, perché voglio che mi vegeti da dietro, quindi deve fare un lavoro. Quindi come notiamo in natura i pini non ricevono neanche potature, quindi bene o male sono piante che stanno lì. Cioè, trovano il loro equilibrio, stanno lì. Io ho bisogno di fare rami, ho bisogno di modificare la pianta, e do l'acqua tutti i giorni, perché voglio che stia bene prima di tutto, ok? Quindi è buona cosa avere un substrato specifico per pini, quindi non deve essere come un substrato per l'olmo, perché trattiene più umidità quello dell'olmo, diciamo. Quindi c'è bisogno di più drenaggio, ok? Secondo, concimazione. Anche qui... se ne siete di colore, attenzione, perché bruciamo tutti gli aghi se usiamo un concime chimico, un concime che ha molto azoto. Ragazzi, fate quel cazzo che volete, usate i prodotti che volete, ok? Genesi Gold, carico forte la pianta, quest'anno gli ho fatto un mekiri, che è un'operazione che è molto invasiva sulla pianta, che serve per far cacciare da dietro il mio pino, ok? Per creare nuove gemme. E quindi ho bisogno di nutrire sta pianta veramente con il massimo che si può, perché ovviamente ho bisogno di farla cacciare da dietro, ok? Quindi come concimazione ho usato un ibrido, quindi non è né un chimico né un organico, è una via di mezzo, nel senso che ha tutta la forza e l'energia di un chimico, organo minerale, e più abbiamo anche della doppia ammendante dentro, quindi acidi umici, fulvici, quindi c'è anche un assorbimento che è totale quest'anno, ok? Quindi Genesi Gold funziona su tutte le piante, basta, brucia, non brucia, ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire, ragazzi? Primo, bisogna provare i prodotti prima di sparare a vanvera. Oh, no, devi usare quello. Ma se non avete neanche il bonsai, come potete consigliare un prodotto per il bonsai? Cioè, siamo sempre lì.
3. Questione aghi piccolini, no? Come mezza unghia di mignolo ve li faccio diventare, sti cazzo di aghi, va bene? Prima di tutto, ragazzi, se avete una pianta molto grande, non è, secondo me, bella cosa fare degli aghi super piccoli. Per una questione di proporzioni, no? Se avete una pianta piccolina, sì, è buona cosa. Però, attenzione, cerchiamo di comprare già una pianta che fa aghi piccoli per natura. Come ad esempio un ago di un pino pentafilla, che per genetica fa degli aghi piccoli così, no? Quindi non dobbiamo neanche diventare scemi per trovare, diciamo, una strada che è difficilmente percorribile. Si compra un pino che ha gli aghi piccoli così e siamo a posto. Un altro luogo comune per quanto riguarda fare gli aghi piccolini così è sempre quello di dare meno acqua, no? Meno acqua alla pianta. Quindi di prendersi dei rischi, no? per fare diventare la pianta più bella in teoria, no? Ragazzi, anche qui, stesso discorso. È inutile cercare di trovare una strada che vi mette a rischio la salute della pianta per avere poi magari un passo in avanti per quanto riguarda l'estetica, che poi magari la pianta vi crolla tutto in una volta così, brum, e dopo anche lì, che senso può avere, ragazzi? Sono strade che non vanno prese, soprattutto in estate. Pianta deve bere, deve strabere, deve essere felice, deve stare proprio in forma. Quindi per quanto riguarda il consiglio dell'ago piccolo, vi dicendo, tra l'altro, se avete piante in fase di costruzione, quindi dovete creare rami, dovete far allungare per creare questi rami che devono poi aprirsi, ma che cazzo ve ne frega di avere un ago piccolino? Cioè, se l'obiettivo adesso è costruire i rami primari, fare una filatura, portare su sti rami, no? Per farli prendere più luce, per farli sviluppare, no? Bisogna sempre capire cosa bisogna fare e in quale momento va fatta l'operazione. Quindi la rifinitura è l'ultimo degli step. Come per quanto riguarda anche il vaso bonsai, è il tavolino anche. Mamma mia, c'è gente che sceglie il tavolino ancora prima di comprare la pianta. Cioè, mamma mia, se non è una paranoia, un'ossessione questa, ragazzi, cioè, ditemi voi. Quarto, ed ultimo spero, il rinvaso. C'è sempre questo luogo comune che i pini non devono essere rinvasati. Insomma, quel pino lo tieni 3 anni, poi lo rinvasi invece che 2. Cioè, sembra che la gente gioca a carte. Cioè, no, allora, 1, 2, 3, rinvaso. 1, 2, rinvaso, sono a caducifoglia, no? Porca troia, ragazzi, ma fate il rinvaso quando è ora di rinvasare la pianta, fine. Ma allora, se annaffiate, l'acqua va giù, la pianta è in salute, sta bene, ma che cazzo rinvasate? Cioè, ma c'è bisogno? Con le caducifoglie l'altro giorno ho dato un consiglio di rinvasare la pianta magari ogni 2-3 anni invece che 2, ogni 4 anni invece che 2. Perché? Perché io nel mio percorso di 15 anni di bonsai mi sono reso conto che nel terzo e quarto anno la pianta vegetava al triplo rispetto agli altri anni. Cosa vuol dire? Che meno si muove la pianta, meglio è, perché la pianta si aggrappa bene, crea la struttura sotto e fa esplodere sopra dopo. È qui lo stesso discorso. Se tirate su e segate e mettete in un vaso piccolo così, magari, come cazzo fate a costruire rami sopra? Ma ci credo che la pianta dopo non vi vegeta più. È nella ciotola. Si vede? Quindi, vaso capiente. Scusatemi, mi viene da ridere. Perché dobbiamo costruire la pianta. Quindi prima gli diamo radici sotto, perché sennò non ce la fa a vegetare sopra. Quindi anche il rinvaso lo farete ogni 4, 5, 6 anni, 7 anni, ma che cazzo ne so, dipende se la pianta riesce a vegetare bene oppure no, se l'acqua drena oppure no. Bisogna sempre fare i conti con quello che abbiamo davanti. Quindi la risposta è dipende. Se la pianta vegeta bene, non ha segni di sofferenza e l'acqua drena, lasciate stare tutto lì. Lasciate stare tutto lì, non c'è bisogno di andare a rivoluzionare l'universo, ok? Quindi ragazzi, cercate sempre di avere un obiettivo che è compatibile con la pianta che avete, di non fare operazioni in più che mettono a rischio la pianta, che vi fanno perdere tempo e anni e quindi anche soldi, no? Perché se io adesso faccio un rinvaso a questa pianta e la vado a disturbare, sicuramente quello che riesco a fare in un anno oppure in 2 anni
se lei deve ancora ricreare di nuovo tutta la struttura di radici sotto, magari ci metto 4-5 anni a fare la pianta piuttosto che 2, ok? Perché prima l'energia la pianta la usa per la sopravvivenza e poi per farci contenti a noi, ok? Perché a lei non gliene frega un cazzo di diventare un bonsai, punto e basta. È molto più semplice del previsto, non c'è bisogno di leggere 50 libri, 50 cose. Fate la stessa cosa su tutte le piante che avete. Acqua quando c'è bisogno, rinvaso quando c'è bisogno, potatura quando c'è bisogno, punto, fine. Non è che... Ok, passate una settimana, forbici, ta 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 ta. 10 giorni, oh, l'ho rinvaso, ta ta ta. Non è così che funziona il bonsai, ragazzi. Il calendario non c'entra niente. Se la pianta sta bene, si fanno i lavori. Se non sta bene, si sta fermi, si aspetta che la pianta sta bene, ok? Ciao a tutti, ragazzi. Mi raccomando, usate la testa e tutto semplicemente verrà in automatico, ok? Tranquilli, sono piante, non sono... Non è un qualcosa che viene da un altro pianeta, sono alberi, ok? Ciao a tutti.